Salve a tutti ragazzi, bentornati da noi in questo nuovo video di F1 22. Siamo, credo, vediamo, alla penultima gara, sì, quella del Brasile. È importantissima la classifica, che tra l'altro c'è anche qui in realtà, con tutto più dettagliato. Schumacher ha 12 punti da Lando Norris. Per i nostri livelli, cioè tra la sesta e la decima posizione, è molto difficile recuperare in due gare 12 punti, soprattutto con una McLaren super super in forma in quest'ultima parte di stagione. Lo stiamo vedendo anche da Ricciardo, che sta praticamente recuperando Hülkenberg. Non è stato così nell'ultima gara, solamente per penalità di Ricciardo, che è partito lontano lontano lontano, ha rimontato, vedete come è scritto qua, fino all'11. Pensiamo noi, perché siamo più 16 da Hülkenberg e anche in questo senso dovremmo essere tranquilli, però diciamo che essere il primo degli altri potrebbe non riuscirci, perché in questo momento c'è Norris, ma con merito, peraltro, mi verrebbe da dire. Andiamo subito a vedere qui, con l'aerodinamica siamo praticamente a posto con gli adattamenti, cominciamo un pochettino ad andare subito ad adattare dei componenti per la resistenza, perché per la prossima stagione vogliamo essere molto molto ben preparati. 5-3-3, ma guarda, io vado quasi al limite, adatto questo. Niente sviluppi nuovi non ci servono, forse un generatore punti risorsa adesso lo possiamo comprare qui sulla resistenza, che magari in quest'ultima gara, boh, ci dà, tra questa e la prossima ci danno un botto di punti, riusciamo ad adattare il più possibile anche per la resistenza, perché sugli altri reparti abbiamo lavorato bene. Andiamo a metterci un pochettino di attività comode e signori, siamo pronti per un, speriamo, Super Brasil, eh? Si prevede una gara sprint impegnativa per le scuderie. E già ragazzi, proprio come ha detto il nostro amico Carlo Vanzini, oggi niente qualifica, avrete notato, perché mi ero dimenticato di dirvi all'inizio che il Brasile, in realtà me l'ero dimenticato proprio io, non solo di dirvelo, che il Brasile prevede la gara sprint, quindi in quel caso la qualifica diciamo che è un po' meno importante. Determina la partenza di questa sprint race, la nona nel nostro caso, non benissimo la M4R, c'è Hülkenberg in undicesima, fortissimo invece Norris quarto e Ricciardo, lo vedete proprio qui davanti a noi, in ottava. Però piove, quindi dobbiamo fare sprint race e poi gara intera. La sprint, come vedete, prevede l'utilizzo della gomma full wet, perché piove veramente tanto. Stare attenti, però potrebbe anche succedere qualcosa di positivo. All'arrivo di questa sprint race corrisponde poi la griglia della gara completa, quindi se ci riusciamo a migliorare può essere che riusciamo ad andare un pochettino più all'attacco di Norris, anche se la qualifica in sé è stata asciutta, quindi mi aspetto che nella gara reale Norris sia fortissimo rispetto a noi. L'unica cosa che possiamo fare è cercare di prenderlo un po' qui sull'acqua, però comunque non lo so. Andiamo, perché l'impegno è doppio: Ferrari davanti a tutti, poi Verstappen e poi il maledetto Lando Norris, che a me sta super simpatico, però in questo finale di campionato mi sta veramente sui coglioni, perché ci è venuto a rovinare un pochettino i piani nostri, che eravamo lì belli dietro ai super grandi. È arrivato lui. Mamma mia, se piove! E qua rischia di essere questo il vero fulcro del weekend. Guarda, 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 più si prende velocità, più si alza la nebbia, che a un certo punto perde di vista la pista, si ritrova a mezza erba, per fortuna ancora gestibile. E va a girare in ottava. Sempre davanti a Ricciardo. Gruppo compatto. Norris è avantissimo, è tipo secondo o terzo. Questa è la notizia che una che non vorrebbe, ma d'altronde non è che possiamo fare molto. Se lui è forte, Schumacher fa una bella infilata su Russell, per la verità, con la giusta delicatezza per non fare danni. Queste condizioni sono dietro l'angolo. Si mette all'inseguimento di Hamilton, ma la parola inseguimento potrebbe illuderci di riuscire a prenderlo, quando poi è tutto da capire. Vedo che già qua Hamilton si allontana, hanno grande trazione loro, cosa che non noto in noi. L'uscita dalle curve è una preghiera che loro non devono fare.
tanto short shifting, ma comunque non riusciamo ad avere il loro spunto fuori dalle curve. Almeno abbiamo carburante a sufficienza per altri 5 giri. Non quello di Hamilton e gli altri avanti, e forse neanche quello di Russell, perché lo vedo bello agguerrito vicino a caccia. Oh mamma mia! Eh beh, direi che non possiamo stare con Hamilton e gli altri. Ci guadagna. Russell si incolla più o meno. Facciamola bene questa S, è importantissimo andare a stringere qua e poi uscire forte, perché sennò qua in fondo, con la cazzo di trazione che c'ha lui, rischia veramente di venirci a prendere. È già così incredibile. Il momento di dare gas e paghiamo tantissimo su di loro. Infatti dietro Russell sono anche arrivati gli altri. Qua sempre un pochettino l'entrata di traverso, ma bisognerebbe evitarla e Russell passa. Non è vero però, perché fa una follia. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 4 giri. Un tuffo praticamente nel vuoto alla disperata, ma lascia poi in uscita un varco gigantesco aperto e fa respirare un po' Numacher, anche se perdono ancora di più da quelli davanti. Il distacco dalla vettura che ti precede è 3,5 secondi. Si rinnova il duello. Pensavo di andare un po' di più, ragazzi, onestamente, visto che si tratta di pioggia, invece noto che l'IA è attrezzata male qua, mamma mia quanto male. Ok, hai perso una posizione, ma restiamo concentrati. Che fa Russell? Mi si è bloccato là in mezzo. Due giri praticamente. Il macchina che sembra un po' disunito. Va detto che il nostro assetto non ha niente a che vedere con la pioggia, ma proprio meno di zero. Questo è bene ricordarlo. Potrebbe esserci qualcuno che magari ha preferito, tipo l'Alpine, Alonso lo vedo velocino, ha preferito, come dire, mettersi la posizione tipo al sicuro e poi magari fare un po' di resistenza in gara. Sicuramente la scelta della M4R non è questa, perché noi preparazione per la pioggia ne abbiamo fatta meno di zero, visto che non ci abbiamo mai girato prima di oggi in tutto il weekend. Sulla qualifica asciutta forse potevamo fare un po' meglio, abbiamo fatto un nono e un undicesimo. E adesso, se finisse davvero così, ci sarebbe un piccolo miglioramento, ma
Manca ancora un giro e l'Alpine non mi piace. Abbiamo carburante a sufficienza per soli due giri. Vediamo, possiamo resistere. Nico è ai box. Nico ai box. Si è scontrato con qualcuno. Sei all'ultimo giro. Sì, ho visto. Ed è un ultimo giro in cui non dobbiamo perdere questa posizione. È comunque un miglioramento. Purtroppo credo che lo abbia fatto anche Norris il miglioramento, ma poi andremo a vedere. Quindi diciamo che l'auspicio di partire più vicino a lui potrebbe non esistere. Pensare che qua ci proverà come un dannato nel suo con in uscita. Diamo tutto. Tutto in pieno, con rischio di non farla, ma ce la fa Schumacher a mantenere l'ottava. Che fatica, veramente, okay, fatica ragazzi. Avevo la sensazione che loro avessero più trazione però sul bagnato, è un po' ingiusto, però vabbè. No, così è finita ragazzi. Norris 7 punti perché è arrivato secondo. Qua chiaramente i primi 8 li prendono, abbiamo fatto bene, diciamo, a fare l'ottavo noi, anche per la gloria di fare quel punticino. Sarebbero stati 2, ma Russell onestamente la Mercedes era più forte. Guardate quel cazzo di Norris, cioè 2 Ferrari, 2 Red Bull, 2 Mercedes, Norris. Così, a caso. Ricciardo 11esimo, quindi attenzione perché non ha fatto punti oggi. Non guadagna ancora niente su Nico Hülkenberg, che però ha avuto un problema. Ha avuto un problema Nico Hülkenberg e dovrà partire in gara. Ma non lo so se però... ma vediamo, conta tutto, mi sto confondendo con le regole della Superbike, conta tutta la griglia o sempre solo i primi 8? Boh, eccoci qua, nuovo giorno, nuova gara. Sainz, Schumacher e Alonso partiranno con gomma media. Sainz è terzo, Schumacher settimo, Alonso ottavo. Hülkenberg partirà dal fondo, abbiamo guadagnato una posizione tutti, da Russell fino al 14esimo, perché Hamilton a quanto pare ha cambiato qualcosa, ha preso delle penalità, era davanti a Russell, ma come vedete non c'è, parte indietro, quindi siamo scalati tutti quanti. E sì, comunque la griglia della sprint vale praticamente l'intero, al di là delle penalità che abbiamo visto. Norris purtroppo parte secondo, noi siamo settimi, strategia invertita come detto, insieme ad Alonso e a Sainz, che però era davanti terzo. Boh, che possa funzionare o che loro magari andranno a montarla bianca come i fessi, ma vinceranno lo stesso la gara. Vediamo un po' che succede. Vi dico la verità ragazzi, la strategia è tutto, l'ho voluta anche rischiare un po' perché sarete d'accordo con me sul fatto che arrivati a questo punto arrivati a questo punto, visto quello che succede ogni volta, i valori in campo, Norris, Hülkenberg, ormai abbiamo un po' capito, si è un po' freddata la situazione. Questa gara e l'ultima potrebbero anche essere a questo punto un poco utili, no? Questa qua la stiamo facendo, vediamo un pochettino, però io credo che ormai si sa come va a finire qua. Oh, guarda qua, si toccano, mamma mia, Russell e Perez. Se così dovesse essere, almeno per noi, la gara, l'ultima gara, non dico che non la consideriamo, ma magari la simuliamo, ecco, ci pigliamo tutti quanti un bel caffè discutendo della prossima stagione, che potrebbe avere magari delle basi più interessanti arrivati a questo punto. Schumacher si porta dietro Alonso intanto, inseguendo Russell. Ma Norris è troppo avanti, è partito secondo. Non lascia spazio alla fantasia di Schumacher, anche perché 7 punti nella sprint contro l'1 di Schumacher. È chiaro che sono già a posto così. Abbastanza chiaro. E mai dire mai, le gare sono le gare, ma si dovrebbe ritirare adesso e anche all'ultima gara Norris. Per
farci contenti. Visto che comunque parliamo ancora di mucchietti di punti, non certo i 25 di una vittoria, i 18 di un secondo posto. Se fossimo lì su, allora ok, ma per i punti che vediamo noi il gap non si può rimarginare. Vediamo di rimanere in zona DRS però con Giorgino Russell da questo giro è disponibile. Buon lavoro, stiamo staccando un po' Alonso. L'uso del DRS sarà consentito da questo giro, usalo nelle zone DRS se sei a meno di un secondo dall'auto davanti. Nico è ai box. Vabbè, si è ritirato? Ho fatto a botte dietro sicuro. È comunque partito in una zona pericolosa, sul fondo ci sono tutti i criminali più lenti, quindi ci sta, povero Nico. Schumacher invece non ha esaurito la voglia di stare dietro a Russell, che comunque guardate ragazzi che noi siamo un po' cattivi con noi stessi perché c'è il problema di Norris, però guardate che le nostre prestazioni non sono così, cioè siamo settimi col passo di Russell, è proprio la McLaren che ha avuto un'accelerata fastidiosa, altrimenti noi staremmo facendo buone cose, vi dirò. Il pilota dietro di te gira su tempi leggermente più veloci dei tuoi, accelera. Ha attaccato il DRS tutto qua. E io l'ho perso da Russell, perché purtroppo qualcosina in più ce l'ha. E forse qua mi tocca fare a sportellate allora con Alonso e Ricciardo. Prospettiva molto battagliera, due veterani che non mollano l'osso. Schumacher non è veterano, ma pure lui l'osso, se può, cerca di non mollarlo. Ricordandoci sempre che siamo su strategia diversa, almeno da Russell e Ricciardo. Poi Alonso c'ha la stessa nostra, per la verità. Abbiamo detto lui e Sainz, mi sembrava. Quanto guadagnano? 1,7 secondi. Veramente un peccato aver perso il DRS per pochissimo di Russell. Sarebbe stato oro. Eccoli qua. Ora potrebbero arrivare molto vicini e pressanti. Non sbaglia le linee Schumacher. Si porta 2 secondi Russell, perché lui comunque il DRS ce l'ha, quindi viene trainato via ad ogni dritto. In più c'è quel decimino 2 che si porta via anche nel guidato. Quello che cerca di non concedere Schumacher ai due dietro, altrimenti possono essere pericolosi sul traguardo. Adesso non siamo più sull'acqua, bastardi, mo esco meglio io qua. Avevano una trazione infinita prima. Veramente infinita. Quattro decimi qua sono pochi, può arrivare Alonso, no. Siamo in zona sosta per le rosse, eh? Oh, minchia! Guardiamo le mosche, però.
Adesso è vicino. Adesso è vicino Alonso. Batteria, portaci via, brava. E quindi lo sarà anche qua. Più difficile qua, ma è incollato. Prova sull'esterno, a questo punto dobbiamo lasciarglielo. Ma va bene. Nessuno ancora si ferma, questa rossa. Siamo rimasti soli, vediamo se va dentro anche Schumacher. Sì, anche una velocità davanti. Si era già fermato Ricciardo. Monteremo gomme morbide. L'ho fatta male questa. Qua forse Alonso può passare. Resiste Schumacher. Mamma mia che paura, pensavo che mi venisse addosso là. Però così perdiamo tempo su Russell e non vorrei anche su qualcuno che magari si è fermato dietro ed era pericoloso. Non Schumacher di sicuro, in teoria almeno, poi in questi finali. Alcune informazioni, la sua vettura ha un problema ed è costretto a rallentare. Ah, godo. Minchia, tanto rallentare. La pista è libera, bandiera verde. Che culo, ce l'hanno tolto di dosso praticamente. Si ferma anche una Red Bull. Beh, questo è culo però, Karma. Chissà, magari per fare quel sorpasso, per provarci, quantomeno è andato tanto sul cordolo, si è spaccato sotto, ma di solito no, sono dei guasti, non hanno questi rallentamenti così improvvisi e quelle cose lì. Pensando se fermarmi, no, ne faccio un altro, dai. Faccio giusto un altro giro. Che poi dovrebbe essere giusto così. Guarda Norris, ce l'ho dietro. Ma si è già fermato. La finestra del pit stop è aperta. Ecco appunto. Questo è il nostro giro. Norris mi ha guadagnato 8 decimi, volano. Becca la gomma nuova, un secondo adesso. Messo la hard Verstappen. Rossa hard. Perché? Cos'era quello, l'avviso delle gomme o qualcosa sul cordolo? Ha preso una botta, ma nulla di serio. Ah no. Speriamo nulla di serio, comunque box adesso. Ma chi è questo, scusate? Latifi doppiato, ok. Ai 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 Sembra che ci sia stato un problema con il fissaggio della ruota posteriore destra. Ora dobbiamo metterci alle spalle tutto questo e concentrarci sulla gara. Mi pareva strano. Le gomme adesso, devi finire la gara con il treno attuale. Sì, ma ragazzi, non sarà mica questa la mia posizione vera. Per carità, va bene il fissaggio della gomma, ma
questi cosa ci fanno? Eppure mi puzzano di averla già fatta la sosta, hanno la media. Com'è possibile? Cercando una spiegazione, ma purtroppo non la trovo. Tre posizioni, compreso, cioè più Alonso che non c'è più. No, Seb, mamma mia, ma cosa hai fatto? Ragazzi, mi sa che sono in gara, eh? L'ho capito che il sottoscocco è rovinato, cazzo, non è che posso... Cosa devo fare? Ormai è così. Vabbè, la gomma rossa mi è servita perfetta, io non ho parole. Mi ripassa col DRS? Rido, eh? Decimo. Ma. Scusatemi, ma se... Se Alonso non si fosse ritirato, sarebbe dodicesimo adesso? Non riesco veramente a capire. Il distacco dalla vettura che ti precede è 1,7 secondi. Mi sto recuperando, ma non posso recuperarli tutti. Attenzione, Latifi qua, doppiato. C'ha il DRS, dai, levati. Sì, io lo direi un'altra volta se fossi in teoria, comunque non è chiarissimo. Mamma mia ragazzi, che weekend di merda comunque. Tutto molto unexpected. Comunque è clamoroso, eh? Veramente Schumacher ci è saltato avanti, ma che vuol dire? Sono curioso della posizione di Sainz, perché a quanto pare noi andavamo come Alonso, quindi lui la stava facendo pure, la strategia, così. Abbiamo carburante a sufficienza. E sarebbe andato a merda pure lui, di conseguenza, eh? Ma voglio capire Sainz invece cosa ha fatto con quella strategia lì. A Bottas ci scappa via un po' perché lui ce l'ha il DRS, ma adesso lo pigliamo. Li prendiamo sti due. Però insomma, è andata un po' diversamente dalle attese.
cioè anche quelli dietro di noi che avevano rossa hanno volato rispetto a noi con la media. Diciamo che qua la sosta dopo non ha pagato troppo, sostanzialmente. Due giri adesso. Stiamo raggiungendo la vettura di fronte, ma dobbiamo anche tenere d'occhio le gomme. Non faremo un'altra sosta ai box. Il distacco dal tuo compagno dietro di te è 13,3 secondi. Quello è vero, perché noi abbiamo rossa, loro media. Bottas però è un carciofo, non riesce a passare quello lì. Andiamo gli ultra vicini. Abbiamo carburante a sufficienza per altri due giri. Potrei passarlo, ma adesso anche lui attacca il DRS. E quindi è un bel problema. Sei all'ultimo giro. Qua col DRS lui davanti è impossibile passare. Cosa avevo detto all'inizio? Che Schumacher e Bottas non potevano essere pericolosi per noi? Ci provano anche. Era tanto l'ultimo tentativo possibile. Incomprensibile sta gara, ma va bene, ora sono curioso. Il distacco dalla vettura davanti è 1,9 secondi. Vabbè, lasciamo perdere, va. Ultimo weekend di speranza, ma da dimenticare. Dico ultimo di speranza, l'ultimo lo so che è il prossimo, ma a questo punto di speranza non c'è un cazzo nel prossimo. Campione del mondo Leclerc? Bene. Potrebbe essere in effetti un sipario ragionevole, allora. Può esserci un solo vincitore. Perché abbiamo anche il campione del mondo. Il nostro nuovo campione del mondo. Bravo Charles. Sì, ragazzi, è andata proprio in merda, direi. Nel senso che dovevano essere le ultime chance su Norris, ma Norris questo weekend ha fatto 26 punti. Pure il giro veloce in gara. Praticamente come se avesse vinto con giro veloce in un weekend normale. E noi invece abbiamo fatto 2 punti. Uno nella sprint e uno nella gara. Hulkenberg non ne parliamo nemmeno. Attenzione, perché Ricciardo ne ha fatti 6. La classifica è a 2 punti Ricciardo a Hulkenberg. Probabilmente lo prenderà. Norris è volato, mamma mia, a 36 da noi. Altro po' si va a prendere Russell. Vabbè, incredibile Norris nel finale. Noi siamo safe, ragazzi, perché manca una sola gara. Peraltro non ha la sprint. E quindi sia Hulkenberg che Ricciardo, insomma, Ricciardo dovrebbe fare almeno secondo con noi 0 per prenderci. Hulkenberg, visto le sue medie, è lì anche lui, 16 punti da noi, non li può prendere. Che poi Ricciardo prenda Hulkenberg, a sto punto sono cazzi loro. Noi direi che abbiamo concluso il mondiale in 8ª posizione. Può succedere veramente molto poco nell'ultima gara. Fatemi sapere se la vogliamo, non dico skippare, vediamo poi cosa succede, però simulare quantomeno, nel senso che il prossimo video sarà direttamente della prossima stagione, se preferite. Io direi che questa ormai in effetti è andata. L'obiettivo iniziale che ci eravamo posti era quello di arrivare davanti a Hulkenberg, che era partito molto meglio di noi. Ci siamo riusciti, ma è sbucato questo Norris veramente tanto prepotente, la McLaren in generale. Ricciardo è un po' più sfortunato con le penalità nelle ultime gare, ma se no avrebbe già bello che è passato Hulkenberg, e chissà anche noi. Fatemi sapere, ragazzi, io vi saluto, dobbiamo andare un po' veloci perché tra sprint e gara qua non so veramente come fare oggi. Comunque ci vediamo nel prossimo video, vi aspetto anche su Instagram, mi raccomando, guardatelo, lo trovate in descrizione insieme a tante altre cose, compreso il solito giveaway di Instagram. Ciao ragazzi.